Buongiorno a tutti. Ha funzionato finalmente, ha funzionato. Ebbene sì, ho preso a Refin Time si chiama? Sì, l'ho preso, ho trovato un'offertina e l'ho preso. L'ho preso. Non ho ancora finito, come potete vedere dalla cronologia video, le missioni di Monster & Co., però le facciamo nel frattempo. Adesso purtroppo si è avviato questo e dopo andiamo avanti con quelle e poi vediamo Refin Time. Dopo un'eternità. Maforuba? Mi senti? Come fai a sapere il mio nome? Beh, forse non ti ricordi di me, ma sicuramente io mi ricordo di te. Questi dispositivi primitivi mi consentono di parlare con te, ma temo che abbiano qualche malfunzionamento. Ah, finalmente il nostro collegamento sembra essere stabile. Salve, sono Jafar, visir reale della Dreamlight Valley. Prima dell'oblio ero un tuo stretto e fidato consigliere, immagino. Non mi fido di te neanche un po'. Oh, ma non hai scelta. La posta in gioco è fin troppo alta. Mi rivolgo a te con un grave allarme. L'intero spazio-tempo è in pericolo. Potresti lavorare. Ascolta attentamente il mio racconto, poi ti dirò come rimettere a posto il mondo. Durante l'oblio ho intrapreso un viaggio, ho scoperto una terra al di là delle acque della Dreamlight Valley. Una terra chiamata Isola dell'Eternità. Un luogo pieno di antiche reliquie che permettono a chi le detiene di controllare il tempo. Ma poi tutto è andato storto. L'Isola dell'Eternità si è persa nel tempo e io sono rimasto intrappolato qui. Ora almeno ho trovato un modo per comunicare con te. Se vogliamo avere qualche speranza di salvare la Dreamlight Valley, devi avventurarti nell'Isola dell'Eternità e liberarmi. Come hai scoperto l'Isola dell'Eternità? È stato il destino o forse un caso fortuito? Durante l'oblio ho iniziato ad assumere il mio meritatissimo ruolo di sultano della Dreamlight Valley. Tutto ciò che volevo era riportare l'ordine naturalmente. Stento a crederlo. Parli proprio come quello straccione di Aladdin e quel genio incompetente. Si sono rifiutati di darmi fiducia, nonostante io fossi chiaramente il legittimo sovrano. Mi hanno cacciato esiliato. Ma il caso ha voluto che finissi sull'Isola dell'Eternità, un'isola piena di antichi tesori e potenti reliquie. Dimmi di più su queste antiche reliquie che controllano il tempo. Sembra che l'Isola dell'Eternità un tempo ospitasse un'antica civiltà. Avevano studiato i segreti dello spazio e del tempo e riempito l'isola di tesori e meraviglie. Sicuramente ne troverai alcuni nel corso delle tue escursioni sull'isola. Essere in grado di controllare lo spazio e il tempo sembra una grossa. Sì, solo una persona dotata di enorme saggezza potrebbe assumerla. Qualcuno come un visir reale, forse. Sono pronta. Come raggiungere l'Isola dell'Eternità? Ti manderò un mezzo di trasporto. Dove troverò questo mezzo di trasporto? C'è un porto, sì, di molti mondi nascosto qui. Lì troverai il vascello antico. Fai visita al mago Merlino, ora dovrebbe ricordare quel vecchio patto. Fai visita al mago Merlino, ora dovrebbe ricordare, quel vecchio pazzo è sempre stato più scaltro di quel che sembra. Prendi il vascello antico e raggiungi l'Isola dell'Eternità. Quando sarai sull'isola, cerca un altro dispositivo misterioso come questo. Ci permetteranno di comunicare. Po la porta verso altri mondi. Vabbè, la facciamo noi. La facciamo. E quello di Monster & Co. arriverà settimana prossima. Come mai piove così tanto qua? Quanto
Quindi qua ogni angolo, quindi ci saranno altri aggiornamenti. Qui hanno messo questo, benissimo. Ok. Parliamo con Merli. Allora, Merlino qua. Parla con Merlino. Se non ti dispiace, mi Ma serve un po' di Foruba, tempo. arrivi al momento giusto. Mi sono appena ricordato di una cosa di estrema importanza. C'è un luogo nascosto nella Dreamlight Valley dal quale puoi raggiungere i luoghi più remoti di questo mondo. Dove potrei recarmi? Beh, sono certo che con il tempo troverai moltissimi luoghi da esplorare. Ciò che cerchiamo si trova nel Castello dei Sogni. Raggiungimi lì quando sarai pronta a iniziare il tuo viaggio. Va bene? Grazie, sei molto gentile. Quindi avanti, indietro, come al solito, non è cambiato niente. Ora, al di là di questa porta, scoprirai i luoghi che modificheranno tutto ciò che sai sulla Dreamlight Valley. Oh, dove ho messo quella chiave? Che poi non è una porta questa, è una catena. Spero di no, ci sono 72 modi per catalogare una chiave, potrebbero volerci settimane per trovarla. Ah, ci sono, è stata cucita in una piccola tasca che ho vicino al gomito. Spero che sia quella giusta. Ok, Eureka, ha funzionato. Bene, cosa aspetti? Varca quella soglia e scopra cosa c'è dall'altra parte. Non oserei mai rovinarti la sorpresa. Nemmeno io avrei saputo fare di meglio. Questa porta, perché questa non è una porta, è una catena. Oh, vedi un po'? Somiglia a di là, dove siamo andati con la smemorina, non è che cambia molto, dai. Fantasia. Ti do il benvenuto al porto delle stelle, Mofuruba. Da qui puoi esplorare gli angoli più remoti di questo mondo. Ci sono innumerevoli luoghi che non hai ancora visitato della Dreamlight Valley. Devo dire che non vedo l'ora di sapere quali avventure e scoperte aspettano lì fuori. È una cosa sicura? Sarò sempre in grado di tornare qui? Ma certo, Mofuruba. In un batter d'occhio, inoltre, gli abitanti del villaggio potranno farti visita ovunque andrai. Verso l'infinito e oltre. È proprio così. Questo è lo spirito giusto. Quando vorrai recarti altrove, ti basterà avvicinarti a uno dei mezzi di trasporto che troverai qui. Oserei dire che mano a mano che scopri più luoghi, oltre a Dreamlight Valley, il porto delle stelle si riempirà di moltissime navi e mezzi volanti, carrozze, eccetera, 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 eccetera. Le possibilità sono infinite, l'esplorazione ti attende. La porta verso altri mondi. Aspetta che mi avvicino il tè là, perché... Ok, interagisci con la barca di legno al porto delle stelle. Barca di legno. Vabbè. Dovevo fare uno screenshot perché... metterlo come copertina dopo... guarda qua. Là là. Quante simmiette. Benissimo, buongiorno. Potevo cambiarmi per l'occasione. Finalmente sei arrivata. Benvenuta sull'isola dell'eternità, Mofuruba. Proprio la giornata perfetta, piove. Ti trovi all'approdo degli antichi, non lasciarti ingannare dall'aspetto del posto. Ci sono innumerevoli tesori da trovare qui, ma anche moltissimi pericoli. È bellissimo.
È una vera meraviglia, eh? Al momento però questo è irrilevante. Non abbiamo tempo da perdere. Per prima cosa dovrai trovare l'antica porta che permette di addentrarti di più nell'isola dell'eternità. Si trova in cima alle scale qui vicino. Avrai sicuramente notato che il cammino è bloccato da quelle strane formazioni che sbucano dal terreno. Fantasia, eh? Sono bellissime. Le ho chiamate foglie del destino. Sono vere e proprie ferite del tessuto stesso del tempo. Ma non dovrebbe essere un problemino per la tua magia della Dreamlight. Concentra semplicemente la tua attenzione su di esse e verranno sanate. Esattamente come rimuovo le spine della notte nella Dreamlight Valley, ho capito. Chi è? Contattami tramite. Se in qualsiasi momento non sai cosa devi fare, puoi contattarmi tramite uno di questi dispositivi. Ce n'è un altro accanto all'antica porta. Fatti strada e parlami da lì. Va bene, quindi. Sì. Ci danno le stesse cose, immagino. Li togliamo tutti? Sì, il meccanismo è quello, ha cambiato un cazzo. Però questo non so cosa sia, quindi. Cos'è? Cos'è? Non ho neanche svuotato il. Che cos'è? Non c'è. Boh. Comunque, aspetta un attimo che. Ah, là, è apparso là. Va bene. Mi cambio un attimo perché così almeno faccio una cosa diversa, insomma. Dai. Un magliettino rosa. Sì. Un paio di calzoni. Questi. Sì. E le scarpe. Mettiamo un paio di scarpe da tennis normali. No, questi? Sì? Perfetto. Va bene così. Allora. Che cos'è? Fragole? Fragole. Piace. Togliamo cose. Adesso io vado a esplorare un attimo. Cosa da aprire? Un baule. Cosa abbiamo dentro questo baule? Fragole. Maestè, che non so cosa siano. Allora, eccomi di ritorno. Eccomi qua. Questa l'abbiamo abbandonata prima. È meno reattivo del gioco normale perché non possiamo aspettarci la perfezione. Qua abbiamo un fiore, non so che fiore sia, ma noi raccogliamo tutto, tutto. Cos'è? Ah, era un ricordo, uno di quegli scritti che trovavamo inizio gioco. La clessidra sembra avere strani effetti sul tempo. Ho visto qualcosa di strano quando l'ho usata. Ragazzi, se sentite rumore di tagliamento di erba, tagliamento e soprattutto, mi dispiace davvero, però d'altronde io non posso registrare di notte, non abito da sola. E poi, sinceramente, di notte mi piace anche dormire. Qua posso scavare? Cosa ci danno? C'è qualcosa di nuovo? Sì, va bene. Scaviamo.
Scavare possiamo. C'è una casa, sarà la mia. È la mia. A saperlo, grazie al piffero, non tornavo a mettere giù, eh? Adesso l'ho visto, l'ho visto. Tranquilli che l'ho visto. No, no, no. Ah, Mofruba, eccoti qui, bene. Come puoi vedere, l'antica porta è chiusa. Primo. Qui c'era una sfera che alimentava la porta, permettendole di aprirsi. Era proprio come le altre sfere blu intorno alla porta. Purtroppo però si è rotta e i suoi pezzi sono stati sparpagliati dal vento. Tutto a causa di quella fastidiosa e rumorosa lattina volante. Lattina volante? Questa è una storia per un'altra volta. I pezzi della sfera antica devono essere nelle vicinanze. Cerca i pezzi dell'approdo degli antichi. Li troverai in una postazione creativa dove li troverai. Ok. Poi metti una sfera antica nella porta per aprirla. Immagino che mentre li cerco dovrei esplorare i dintorni e iniziare a rendere questo posto abitabile. Sembra che il signor De Paperoni abbia tentato di aprire un negozio qui una volta. E quella è una delle bancarelle di Pippo? Dovrò controllare tutto. Sembra che gli altri abitanti del villaggio stiano iniziando ad arrivare in visita. Va bene. No! Allora, voglio togliere queste. Voglio parlare con cosa. Non so cosa sia quella, ma prima o poi capiremo. La musichina è carina. Allora, io e Eve abbiamo scoperto questa strana clessidra. La sabbia al suo interno brilla. Ok, quindi c'è Eve. Sì, mi sembra di averla vista comunque nelle... Qui c'è una postazione, benissimo. Allora dobbiamo cercare la... Guarda, che cosa mi dà qua? Cosa mi ha dato? Vediamo. Vabbè, questo mi sembra... Esatto, questo quarzo. Vediamo se vedo qualcosa che brilla. Ciao Topolino, aspetta un secondo. Devo cercare cose. E ovviamente devo pagare. E quando mai? Ottimo. No. Che cosa mi ha dato? Aspetta, cos'era quella gocciolina? Cos'è? Perla, perla? Ma carina la perla, ma cosa? Lì c'è una clessidra, probabilmente mi... Adesso andiamo... Non so che cosa mi abbia dato, ma qui dietro cosa c'è? Qua non si può passare, perché chiaramente non si può passare neanche di qua. Frustrante. Vediamo di qua se c'è qualcosa di interessante. Sì, no, lo so da questa parte. Paio di balle, aspetta un attimo. Devo vedere se c'è qualcosa in giro. Su, va là. Quanta fretta, ma dove corri, dove vai? Adesso dove sei? Mi diamo il cartello. Adesso devo pagare? Mi sembra giusto. Ciao. Cos'è questa roba? Mi porti della spazzatura? Moforuba? Non ci crederai, ma ho trovato un altro dei tuoi negozi sull'Isola dell'Eternità. Aveva questo cartello. Potrebbe essere un'ottima opportunità.
Sono lieto di sentire che parli in termini di nuove imprese. Questo però non è propriamente nuovo. Temo che anche progetti meglio pianificati non siano sempre grossi successi. Quel negozio è stato uno dei miei pochi fallimenti. Come mai? Beh, ci sono da considerare molte cose quando si apre un negozio. Una delle più importanti è il momento. Ho deciso di aprire questo negozio troppo presto e troppo tardi e troppo tardi. Poco dopo la scoperta dell'Isola dell'Eternità, quando i primi abitanti del villaggio hanno iniziato a stabilirsi lì. La gente era più interessata a imbambolarsi davanti al paesaggio che fare acquisti. Poi ha iniziato ad arrivare l'oblio. Così ho deciso di tagliare le perdite, ma ora forse. Bene, andiamo a vedere il negozio sull'Isola dell'Eternità. Deciderò cosa fare. Addio ora, toodaloo. Arrivo, arrivo. Che bello Paperone quando corre. Devo dire, Moforuba, che capisco perché la gente fosse più interessata alla vista che al mio negozio. Il panorama qui toglie il fiato con tutte quelle rovine. Oh, ma non sto parlando del panorama, parlo dello stato del mio ex negozio. L'esterno ha bisogno di essere tinteggiato, l'interno ha bisogno di ben altro. Non posso aprire un negozio ridotto così. E ovviamente ti devo aiutare io. Anche questa è una buona cosa, ma prova, devi trovare del quarzo, rame e perle. Scommetto di non poter estrarre di poter estrarre del quarzo, del rame da qualche roccia dall'approdo degli antichi. E credo di aver visto delle perle brillare per terra. Sicuramente ne troverò molte perle se scavo un po' in giro. Grazie, gentilmente. Ok, mi devo togliere le cuffie perché è diventato un incubo portare le cuffie per me. Allora, ripariamo la sfera antica adesso. Poi parlo con Topolino perché abbiamo avviato un po' troppe. Cosa sto facendo? Cosa c'è lì? Cartello, ok, perfetto. Lì c'è un baule. Sì, perché almeno vediamo che cosa si pianta qua. Ok, un baule c'è dentro una moneta, benissimo. Andiamo a riparare la sfera. Dove si ripara? Qui. Ripariamo la sfera. Fatto. E adesso mettiamo la sfera nell'antico coso. Qui. Interagisci. Quindi, guarda che là c'è un coso. Oh, sei tu? Cosa devo fare adesso? Ah, devo aprire. Ah, ok, devo solo aprire. Esame. Va, che brutta faccia che c'è là. Va bene, vediamo dove andiamo. Va, che bello. Raggiungi Jafar presso il ponte rotto della zona del giardino. Boh. Sarà qua? Non lo so. Parla con Jafar. Era questa? Al ponte rotto è quello? Ora capisci, Moforuba? Ciò che hai davanti a te una volta era solo un arido deserto. Con la magia dei manufatti magici dell'Isola dell'Eternità, però, a metà venne trasformato in una giungla rigogliosa ai miei ordini. Comunque, ora è divisa a metà da una frattura temporale che minaccia di distruggere tutto. Non lascerò che ciò accada. Quella determinazione è nella tua voce. Ho fatto la scelta giusta quando ho cercato il tuo aiuto, Moforuba. Avrai bisogno di determinazione se vuoi avere qualche speranza di raggiungermi. La frattura temporale del centro dell'isola mi ha lasciato intrappolato nel palazzo dall'altra estremità. Come dovrei fare a raggiungerti?
con questo ponte rotto che blocca il cammino, devi ottenere un'antica reliquia nota come Clessidra Reale. È sotto la protezione di quella fastidiosa lattina volante. Devi trovare il modo per sottrargliela. Quella lattina volante. Dove posso trovarla? Sarà Eve. È qui all'approdo degli antichi da qualche parte, cercala. Forse si fiderà di te e ti darà semplicemente la clessidra. Forse dovrai usare la picozza per disfarti delle rocce di rame che bloccano il cammino. Abbiamo una picozza nuova. Ah, e Moforuba, quando trovi quel flagello di metallo, fai attenzione alla pessima abitudine di ridurre le cose in briciole. Fastidiosa lattina volante. Sì, è sicuramente Eve. Clessidra è troppo potente, non deve cadere nelle mani sbagliate. Mi serve una soluzione. Ok, quindi già qua ci dice che Eve sta proteggendo la clessidra. Da già far sicuramente. Qua invece bisogna pagare per aprire il pozzo, vero? Perfetto. Quindi fa vedere un attimo. C'è una mappa? Sì, c'è una mappa. Guarda, è abbastanza grande. Sì, è praticamente un altro mondo. Ok, c'è una spiaggia anche qua. Allora, proprio come all'inizio, sì, proprio come all'inizio. Adesso bisogna riparare tutto, però prima farei il... Allora, quanta roba, rame dalle rocce, perle dal terreno, ma tu sei fuori, così tanta roba. Perché sei sempre stato esoso, Paperone, però cavolo.